Gesami, vorrei poterti stringere un'ultima volta. Già, avremmo voluto, ma non abbiamo neanche più il suo spirito con noi. Quindi dovremo accontentarci di vendicare questo ulteriore smacco a Jessamine e in questo caso anche alla nostra prole. Qui adesso inizio a ricordare. Fin troppe volte capita che io debba intrufolarmi dentro casa mia. Ma va fatto. Va fatto per Emily. E per me. La situazione comunque non è così semplice come potrebbe sembrare. Noi abbiamo una runa laggiù. A proposito di runa laggiù, lì continuiamo ad avere delle streghe fumatrici a quanto pare. Quella per caso è una strega isolata dal resto delle ragazze delle bestie? Parrebbe di sì. Spero non mi notino da qua giù. È davvero isolata? Direi di sì. Ora stiamo rischiando che ci veda? No, per fortuna è abbastanza sbadata. Ok. Preferirei portarla giù, anche se non vorrei farla affogare, quindi appoggiamola qui. E comunque sì, il blink, trasportarsi in salto e poi direttamente cadere su qualcuno e stordirlo istantaneamente è una buona tecnica. Dovrei ricordarmelo. Quello è un passaggio laterale, ma qui? Le alghe sono tutte secche. Ah, abbiamo qualcuno qui dentro. Si può ancora sentire lo sguardo. Desidera la nostra signora di Laila. E per cosa? Dimmelo, saprò mantenere il stanza della bomba. Soltanto alcune. E se mi prometti di tenere a freno. Sono svariate. Fa parte del suo nuovo progetto. Un dipinto per porre. Fa parte del suo nome. Una nuova magia che sta preparando. Abbiamo un punto dove andarci a. Che altro potrebbe volere la nostra signora? Di Laila vuole il mondo intero, tesoro. I mari. No. Sopra di esso. Non mi piace. Ora si stanno avvicinando e si separano. Non so lei dopo il dialogo se si vuole spostare, appunto. Ok. Sento dei passi, ma non capisco se mi arrivino dalle spalle, ma non sembrerebbe. Allora, al momento quello che mi preoccupa di più è la seconda strega. Ma ci dà le spalle al momento, ok. Lei pare invece si stia muovendo. Sarà stordibile in quella posizione? Mi paiono concentrate a fare altro. Ok, presa. Ok, mi ha visto. Proviamo la tecnica di andargli dietro. Non ci ha visto. Fantastico. Qualcun altro ci ha visto? Ho sentito un... Ah no, aveva visto... Già, il corpo incosciente della sua collega. Fantastico, sì. Il corpo è stato scoperto, ma... niente di troppo più grave. A questo punto, tanto, insomma... non credo ci sia qualcun altro che debba venire qui. Ovviamente potrei sbagliarmi. Anzi, probabilmente mi starò sbagliando, ma... ciò non toglie che... ci ricaricheremo il mana e daremo un'occhiata. Ah, fantastico, un'altra soluzione di Addermire, giusto a ricaricare quella che abbiamo appena utilizzato. E poi qui abbiamo una runa nei paraggi a soli 8 metri pare, ma credo sia sotto questa scala.
E noi abbiamo un modo per scendere là sotto? Che ci sia un accesso... Comunque sì, come al solito si poteva accedere dall'alto. Dovrei controllare più spesso accessi dall'alto. Ora... Qui... Non... Mi pare ci sia dell'acqua qua sotto con un accesso... Capisco. Ad ogni modo... Credo che se anche fossi un... No, se fossi un topo lì ci potrei passare. Vi era qualche topo qui nei paraggi? Senza dover fare chissà quale giro strano? Temo di no. Ok. Fatemi dare un'occhiata un attimo. Per esempio si può uscire da quel lato. Ok. E di qua? Non credo sia nulla di realmente proficuo. C'è molto ancora di là. Con calma. Allora. Abbiamo detto si potesse uscire da quel lato, ma da dove? Cosa avevo visto io? Scusate, mi sono immaginato cose. Ah, si può... Davvero? Bastava scendere qua? Ok, fantastico. Ispezione fogne e stanza della pompa. Livelli dell'acqua normale, ho dovuto bruciare alcuni molluschi vicino alla chiusa 2B. Questa volta non dovrebbero tornare. Livelli d'acqua normale, forti piogge, livelli d'acqua sopra norma. Non riesco ancora a credere a quello che è successo oggi. Sembra che all'improvviso sia comparsa una nuova imperatrice. La cosa non mi piace. Anche se questo non ha a che fare con i livelli dell'acqua. Non ho più ricevuto alcuna notizia, non so se dovrei continuare a lavorare come al solito. Ho tolto la carcassa di un mastino dalla chiusa 14D. Fuori non sembra sicuro. Resterò nascosto qui per un po'. Mi sono trovato un buon posticino vicino alla stanza della pompa. Ho sentito delle persone che parlavano nelle fogne, due di quelle strane donne che sono venute a vivere nella torre con la nuova imperatrice. Raccoglievano muschio e alghe dalle pareti. Sono rimaste lì un'ora grattando e cantando. Mi chiedo a cosa serva. Stanno pulendo le fogne? Non ha senso. Lo sanno che lavoro ancora qui? Qualcuno lo sa? Credo di no, ragazzo. Le donne sono tornate, sempre per grattare le pareti delle fogne in cerca di alghe, ma questa volta parlavano di ossa umane necessarie per una ricetta... O forse ho capito male io. Che fare? Devo andarmene prima che mi trovino o prima che io muoia di fame. Stanotte correrò il rischio. E probabilmente stanotte sei diventato ossa umane. Anche se in realtà non dovevano mancargli. Runa! E questa ci serviva effettivamente per prendere qui il primo punto di vitalità. Aumenta la salute consentendoti di sostenere più danni da attacchi ed esplosioni. Attacchi, esplosioni e cadute. Va bene. Il prossimo sarà vitalità superiore. La porzione di salute rigenerata subisce miglioramenti, la rigenerazione è più veloce. Qui abbiamo già preso tutto, giusto? Sì. Anche se non ho ancora mai aperto una porta con questo metodo. Che penso sempre comunque che sia un po' troppo rumoroso, ma sai com'è? È bello avere la scelta. Ah, di là si poteva andare, ecco cosa avevo visto. Avevo visto il lato sbagliato. E con il cuore... Gli ha dato il suo cuore. Non dovremmo avere più altri... Ops. Ce la dovremmo fare, invece no, mi stai dicendo? Davvero questo ci scivola? Dai, va bene. Rinunciamo. Non ci voglio credere. Ok. Perché io vorrei effettivamente sfruttare questo passaggio che mi pare interessante. Oh, una moneta da 5. Questo sì che era utile. Dove Jessamine è morta. Ora. Qui potremmo andare anche più in alto volendo, ma non credo ci sarebbe di alcun reale e consistente aiuto. Qui abbiamo ancora delle streghe e dei mastini, se non erro in giro. Ma spero non ci vengano a dare fastidio, non qui. Ma siamo costretti a discendere adesso.
Oh, qualcuno che non fuma e mangia una mela. Qualcuno di vagamente più sano. Sento dei passi sulla sinistra. Uno, due, tre streghe a quanto pare. Ma non so se abbiamo niente da quest'altro lato. Già lì non riusciamo a vedere nessuno. Ok, facciamo come se nulla fosse e andiamo all'interno della torre. Sì. Ero pronto a possedere qualcuno nel caso ci avesse visto. Penso fosse il miglior metodo di fuga in questo caso. Interno della torre. Interessante queste immagini che vediamo. Streghe che stanno imboccando dei cadaveri. Ok. Torre di Dunwall. E abbiamo un po' di cosine. Di cui un amuleto molto vicino. Sacerdoti impiccati ancora. Ok, non ci serve cibo, stranamente. Fay sostiene che Delilah sia su nella sala del trono. Ma qualche giorno fa trascorreva nella sala del trono. Squallida cappella dei sacerdoti. Che succede? Che sta facendo? Pare che il nostro obiettivo sia l'ascensore. Usare la cappella come studio, mischiando colori dove quegli idioti predicavano le loro sciocchezze. Ok, abbiamo. Una volta pronta a iniziare il suo nuovo dipinto, si è trasferita nella sala del trono. È sempre emozionante quando inizi a scolpire o dipingere. Ok, possiamo andare a verificare la cappella. Sì, ma questo è speciale. Delilah dice che cambierà tutto. Il mondo e tutte le sfere oltre di esso. Vai a dare un'occhiata se hai coraggio. Ok. Qui in alto non dovrebbero vederci se è tutto come al solito. Ma la gola un po' secca. Ah, la gola un po' secca. Sono solo loro due, ma non so se siano pronti a girarsi in modi strani. Quello sarebbe già stato un buon momento per attaccare in realtà. Potrei mangiare un dolcetto. Se no, forse c'è dello scorfano in scatola nella credenza. Dello scorfano in scatola. Non me la fa attaccare, questo è male. Eccomi, signora. Sono la sua devota servitrice. Sì. 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 Odio non poter. Tintura di lavanda. Utile per gli incantesimi. Ma che succede qui? Secondo te? Mi hanno stravisto. Ok, ok, basta. Vado non lascerò che fugga. Mi hanno fatto malissimo. Ho altra gente dietro, vero? Voglio vederti sanguinare. Ok, andate indietro. Ok. Non so dove tu sia. Ok. È andata male, ma userò come scusa il fatto che non avessi modo di prendere lei senza. E beh, in realtà la verità vera proprio sincera, non volevo sprecare un dardo. Non volevo affatto sprecare un dardo. E non volevo neanche lasciarle qui. Anche se forse avrei dovuto lasciarle qui, sarebbe stata la scelta migliore. Ok, comunque, nonostante tutto questo caos e rumore, non ne sono venute altre? Questo mi lascia intendere che forse questa sezione fosse non troppo piena di streghe? Questa è una di quei cose che lanciavano, vero? Ok, ho bisogno ancora di molto cibo se non voglio utilizzare pozioni. E per ora le pozioni potremmo anche fare a meno, in realtà, non siamo in una situazione di imminente pericolo. Quindi, torre di Dunwall. Allora, noi siamo al piano terra, credo. Direi di sì. Quindi abbiamo la sala grande, con le scale che portano su. La sala grande è solamente questa in realtà. Ok. Poi abbiamo il punto 8 che erano, non si sa, immagino sia l'esterno concettualmente. Abbiamo l'ascensore, quindi sì, esterno, ascensore, di fronte alla sala grande che era stata bloccata. Fino ad arrivare alla stanza della sicurezza.
Ok, credo che qui ci si arrivi dall'esterno, però. Come funziona? Cappella dei sacerdoti al secondo piano è il nostro obiettivo secondario. Stanze del protettore reale, chissà cosa avrà fatto nelle mie stanze, e scale. E sala del trono. Quinto piano non ha nulla di rilevante, ma secondo me qualcosa di rilevante lo avrà. Ok. Quindi Se qui potrei. Delilah è nella sala del trono, posso usare l'ascensore per raggiungerla. Mi pare un po' affrettato il tutto. Aspettate che abbiamo un'altra pozioncina qui, quindi usiamola. Nota di Delilah. Dopo il patetico assalto dell'abbazia, voglio che venga tolta la corrente della stanza della sicurezza e che questo vecchio marchingegno sia sistemato. Basta con i supplicanti che vengono qui a mendicare la mia benevolenza. Alla sala del trono si accede solo in caso di urgente bisogno e non voglio che nessuno mi disturbi mentre dipingo, a eccezione dei membri della congrega. Probabilmente i sacerdoti erano l'ultimo nemico degno di tale nome e ora sono sconfitti, ma aspetto un adeguato trattamento per altri eventuali disturbatori. Imperatrice Per Delilah, ridare energia Colui. all'ascensore dovrò raggiungere la stanza della sicurezza. Già. Allora, questa porta è bloccata, ma non lo è più. Vedi? Facilissimo. E qui abbiamo modo di scendere. Ok. Abbiamo modo di scendere, ma aspettate un secondo. Sì, scenderò prima di salire, ma voglio soprattutto vedere cosa abbiamo. Questo quadro non era niente di selezionabile, giusto? Nope. Ok, allora, continuiamo a tenere. Non ci sono streghe a questo livello? Sembra tutto molto strano. Sì, ok che qui stai dimostrando quanto sei bella e forte. Porta fragile. Allagato. L'alto sacerdote. L'alto sacerdote. Oh diavolo. Non avrei dovuto. Oddio. Allora, oh, poi no, poi no. Ok. C'è qualcuno sotto la mia pelle. Sotto la tua pelle, dici. Vieni fuori. Non ho finito con te. Non saprei dove nascondermi, questo è il problema. E non ho molto tempo. Ok. Ok, ora. Signore, tenetevi pronte. Non è andata benissimo. Direi decisamente che non sia andata benissimo. Ci stava qualcosa che non andava. Ancora su, fatti vedere. Via, buona. Tallallero, tralalla. Non posso saltare. Non posso saltare. Quindi dove la metto? Forse qua? È sparita subito. Ok. Sa che ci sono, ma non sa dove sono. Ti troverò, lo sai, vero? Siate scrupolosi, Immagino sorelle. che mi Proteggiamo la nostra troverete. maestra da questa minaccia. Ma io sono dietro la tenda più grande della storia. Dimmi che nessuno sta venendo qui. Cosa hai negli occhi? Maledizione. Schifo. Ok. Lei era quella più dubbiosa, credo, visto che era forse quella che avevo posseduto. Lì abbiamo anche un mastino ancora in Vuoi libertà. nasconderti per sempre? E morire come un ratto sotto la credenza? Ok. No, stai zitta e buona. Ah. Iniziano ad essere un problema queste streghe. Allora.
fanno malissimo questi cani, fra l'altro. Basta, nascondiamoci, nascondiamoci, ne riparliamo tra un po'. Allora, così non va. Lì ci sta di nuovo quel maledetto mastino che va distrutto assolutamente. Dov'è? Là. Attenzione! Sì, avete sentito che ho distrutto quel mastino, ma quel mastino, fidatevi, andava eliminato. Ora. Qui che abbiamo? Candele, spegniamo le candele. Lei è venuta qui a controllare cose. Ti preferisco un attimo stordita. E sono tre. Credo ce ne sia ancora qualcuna, ma in realtà non ne sono così tanto sicuro. Avevo ancora tre dardi. No, credo siano finite in realtà. Credo. Mira precisa e assassino goffo. Ne aveva ben due. Ed è interessante che l'abbiano messo sull'alto sacerdote. Era un modo Ok. Era un modo ulteriore per dissacrare il suo corpo, forse? E sì, avrei potuto evitare di utilizzare il dardo. Avrei dovuto, era una sola. Era una sola. Va bene. Mea culpa. Ora, abbiamo visto qua, non voglio ancora salire di un livello, anche se ovviamente potremmo. Allora, prima di scendere, qui abbiamo modo di entrare, credo, della parte allagata. Andiamo prima di sotto e poi esploriamo questo livello. Voglio esplorare tutto piano per piano, partendo dal basso, possibilmente. Quindi, ricordiamoci di cercare del cibo, in caso. Ora, qui c'era altro cibo? No, c'erano renderizzatori che sono virtualmente inutili. Soprattutto che non mi sembra ci sia nulla da reindirizzare. Al cortile anteriore della torre? Cosa c'è nel cortile anteriore? Forse questo era un accesso alternativo? Più che un luogo da scoprire? Vediamo. Dove siamo? Qui c'è un morto. Che fosse il ragazzo che si era nascosto. Quest'area non mi dice nulla, se non che devo andare alle stanze. Dove siamo esattamente? Lì c'è. Questo era un accesso alternativo. Era un accesso alternativo per non passargli frontalmente. Ok, a posto. Quindi non abbiamo nient'altro da vedere qui, perché quello era lo stesso marker che avevamo per semplicemente entrare nel palazzo di Dunwall. Ora ha un altro nome perché la missione si è aggiornata. Sono abbastanza convinto che sia così, quantomeno. Potrei starmi sbagliando. Detto ciò, possiamo, senza ulteriori indugi, continuare l'esplorazione nel piano terra, che qui è considerato primo piano. E non ci dovrebbe essere nulla di pericoloso in quest'area adesso, a meno di fare particolare rumore. Invece in quest'area allagata potrebbe esserci qualsiasi cosa. Noi sappiamo che non ci sia nulla qui, quindi non so perché continui ad aprire armadietti. Qui un altro modo per salire. Ratti. Potrebbero servirci dei ratti, non so. Teniamoli buoni ad ogni modo. Servito. Queste erano le cucine, forse? O la cantina? No, era la cantina probabilmente. Con cantina intendo dispensa. Pardon, cantina di vini e simili.
Pane nero adesso non mi serve. Elisir mi serve e come? Ci stanno direttamente sopra, ok. E anche qui nient'altro? Realmente? Niente di utile in quest'area? Oh, qui c'è una chiave. No, 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 sembrava stranamente una chiave. No, era ok. Mine e pozioni e altro. Vediamo allora di salire da questo punto. Forse è più interessante. Eh sì, sono molto vigliacco. Continuo a utilizzare visione oscura praticamente sempre. Qui potremmo fare molto rumore per uscire però. Allora, abbiamo molte mine. Sono solamente due però, no, è poco per giustificare l'utilizzo di una mina. Ora. Pronti con la possessione. Vado molto più lontano. Vediamo se davvero vogliono seguirci fino a giù. Non pare. Solo una delle due sta venendo fin qui e continua a scendere. Questo potrebbe esserci. È un errore? Ci ha ripensato. L'altra? L'altra sta avvenendo lei. Ma non è allarmata. Cioè sì, ha l'arma sguainata, quindi è allarmata in qualche modo, ma mi pare abbastanza tranquilla e pronta per essere. Come ha fatto a sentirci? Non lo so. Ci ha sentito l'altra? Direi di sì. Andiamocene velocemente. Via, via, via. Per Delilah a terra. E non darci fastidio. No, l'altra non ci aveva minimamente sentito. E siete solo voi due? Ops. Pardon, mea culpa. Mea culpa, mea grandissima culpa. Sta tornando indietro, ce la faremo velocemente a fregarla. Sì! Direi proprio di sì. Fantastico. E ti avrei voluto mettere su un lettino? Tipo? Oppure no! Ti ho fatto fare un doppio carpiato di testa, ma sei sopravvissuta. Bene! È stato imbarazzante. Ora, abbiamo altre cose. Ma noi continuiamo a vedere se ci siano o meno cose importanti. Una carota e una fico. Pensavo fosse una cipolla inizialmente. Quindi siamo riusciti ad arrivare a questo livello da sempre cucine o similari. Di là si va alle stanze della sicurezza dove si può ridare energia. Ma la cappella è sempre a questo livello? Lì vedo dei morti forse. Un'arpa. Credo sia sempre dei morti lì, ma non sono riuscito a vederlo al meglio. Qui in che area andiamo? Qui c'è qualcosa. Qui c'è decisamente qualcosa. Ed era... Ah, da qui saremmo arrivati salendo direttamente lì. Dunque eccoci qui, dove io e la mia sorellastra bugiarda Jessamine giocavamo da piccole. Dove ti ha aperto la sua camera da letto, partorendo poi tua figlia. Dove hai permesso che Daud assassinasse la tua dolce Jessamine, il luogo che ha rovinato entrambe le nostre vite.
Hai una visione contorta del mondo. E non so se stai dicendo il vero, ma non ha importanza. Chiaramente. E... potevo selezionare qualcosa? No. E, se ricordate questo tipo di conversazione con la statua di Jessamy... di Jessamy, cioè, magari, di Delilah, avvenne anche con Daud. E se non ve lo steste ricordando, vi consiglio di andare a vedere i DLC di Dishonored 1, che trovate sempre qui sul canale. Ora, di qui si può continuare la nostra esplorazione. Lì penso sia sempre del cibo. Tu sei davvero buono. Proiettili e mine, siamo pieni. Anche perché non ci sono meccano soldati in quest'area e le mine taglienti vorrei riservarle per loro, se è possibile. E qui siamo tornati. Qui, fantastico. Di là non ci si può andare, di là si può andare. Ma non abbiamo bloccato nient'altro noi qui. Abbiamo runa, amuleto, amuleto. Questo sembrerebbe il più vicino. C'è una runa in basso? Un secondo, cosa mi rappresenta una runa in basso? Ah, dobbiamo continuare di là però, ok. Penso che comunque lo faremo in un tempo relativamente breve. Ok. Ora qui pure si può continuare ad andare. Quei pezzenti di strada non riconoscere ste etichette neanche se vi mordesse. Stato di identificazione generale. Quello è un meccano soldato. Quello è un meccano soldato, ok. Chiaro. Ma non ci ha visto bene, quantomeno. Quindi abbiamo streghe e meccano soldati in combo. L'etichetta è un'arma, una fonte di potere per chissà come brandirla. Non mi stupisce che questo... Adesso la nostra spada, se non erro, può colpire i meccano soldati nel caso ci si sia molto vicini. Un'altra statua di Delilah con cui si potrà parlare probabilmente. Ma forse non è questo il momento. Questo è il momento di possedere qualcuno e allontanarlo da quest'area. Hop, hop, hop. Via. Con molta tranquillità ci allontaniamo dagli occhi indiscreti. Ci mettiamo spalle al muro e ci si rilassa un attimo. Grazie. Cosa che? Ti manca la tua amica? Non dirmi. Sarebbe anche buono teletrasportarsi lì e prenderla, ma il problema è il meccano soldato. Sono in due. Oh, un secondo. Non c'è niente qui. Non c'è niente qui, vediamo. Ok. Il meccano soldato viene soltanto stordito. E ti sto cavalcando per finta, a quanto pare. Ma tu sei rimasto soltanto incosciente. Fantastico. Quindi le mine stordenti stordiscono i meccano soldati? Questa è una cosa nuova in realtà. Ma ok, buono a sapersi. Davvero buono a sapersi. Non è una cosa che uno dice per ridere. Quindi lì ci sta un altro meccano soldato. Io vorrei un attimo. Le ho già detto mille volte che deve imparare le parole e pronunciarle correttamente. Altrimenti l'incantesimo non funziona. Non importa quante pene. Sì, stai buona. Te e gli incantesimi. Lì potrebbe esserci qualcun altro presto. Quindi noi allontaniamo almeno da quella
porta finestra. Queste sono. Si possono smuovere qui queste librerie, ma non mi pare che serva. Lì c'è un passaggio da topo. Ma ci serve? Il meccanismo dato qui è stato già rimosso. E no, ci portava nell'altra stanza di là. Una patata. Gnam. E qui un bel po' di morti. E un bel po' di cibo, a quanto pare. La nostra cappella da visitare è lì. Davvero? Cosa hai individuato, la macchina? Tu sembri non curarti delle porte. Ora noi possiamo siamo molto lontani da dove sarei voluto essere andato. Extra loop di registrazione diagnostica. Ok, non guarda minimamente in alto. Ok. Avere una spada che può attaccare i meccano soldati pare essere molto più utile di quanto credessi se uno gli fa un drop dall'alto. Fantastico. Ora, presto daremo un'occhiata migliore qua. Ma quello che volevo fare adesso che avevamo un po' di tempo era poter parlare con Delilah un'altra volta. Vediamo se ci dice qualcosa di interessante. Apparteniamo a un gruppo molto ristretto. Siamo gli ultimi della cerchia di Jessamine, entrambi marchiati dal bastardo dagli occhi neri. Che ne dici? Ti senti mai solo la notte, Lord Protettore? So bene cosa significa rinunciare alla speranza di avere giustizia. Si oltrepassa un punto e si comincia a rubare ciò che serve, ma non avresti dovuto rubare da me, Delilah. Siamo un pizzico vendicativi e comunque sì, adesso mi sento solo una notte ogni tanto. Ma solo perché mi hai tolto momentaneamente mia figlia. Ma riotterrò tutto, cara mia. Riotterrò tutto. Con la forza, se serve.